Bentornati ragazzi, quello di Futi della Channel e siamo qui con il quinto episodio dei nostri Untradables. Bene sì, siamo tornati con la nostra serie principale, con i nostri Untradables nella prima Weekend League. Bene sì, ci siamo qualificati nello scorso episodio della Weekend League, quindi oggi faremo le prime 20 partite della Weekend League, perché nello scorso episodio avevo lasciato lo strofo in descrizione dove avete votato due episodi, quindi 20 partite a episodi. Prima di commentare le partite comunque vedrete dove ho utilizzato due squadre alternate tra una Barclays barra Bundes e la seconda squadra con un mistone incredibile tra Liga, Serie A e Premier, che poi varierà perché finiranno i prestiti, quindi mi dovrò adeguare. Però prima di commentare queste partite che vedrete comunque qui sotto, voglio parlarvi di due cose. Allora, la prima cosa è di lasciare il mi piace, ragazzi, è molto importante, non perché con il mi piace io ci guadagno, ma perché con il mi piace la serie arriva in feed e quindi va meglio, arriva a più persone, per così dire. Quindi arriviamo a 100 mi piace a ogni episodio, perché so che ce la possiamo fare, ce l'abbiamo fatta per due episodi. Fate uno sì e uno no, fate uno sì e uno sì, è meglio. Quindi mi raccomando, mettete in pausa, lasciatemi il mi piace e soprattutto, dopo aver messo in pausa, andate anche nel nostro punto di descrizione, perché è molto importante anche questo, visto che vi lascio una domanda fondamentale sui pack opening, cioè sui pacchetti da aprire, perché è una parte proprio fondamentale di questa serie, visto che in base ai pacchetti noi ci creiamo la squadra. Quindi vi lascerò varie opzioni di come aprire i pacchetti, voi mettete in pausa, votate e poi tornate qua. Intanto abbiamo visto le prime due partite, la prima persa contro uno squadrone che poi ha messo anche Messi, la seconda vinta 2-0 con quinta al 90esimo, quindi ottimo. Andiamo a aprire, come vedete aprirò in questi due video pacchetti oro a randenella, veramente, solo pacchetti da 5.000 crediti, poi con i crediti che mi avanzano aprirò pacchetti da 400 crediti, quindi per il momento ho deciso di avanzare così, però poi vediamo cosa cambiare. Qui come vedete ci sono tanti giocatori in prestito, quindi li dovremo abbandonare in queste partite. Andiamo alla terza partita con questa bellissima ibrida tra Serie A e un po' di Bundesliga, insomma con qualche francese. Iniziamo bene con un gol un po' a culo di Ashley Young e poi però perdiamo palla qui in difesa, la Lacazette fa quello che gli pare, Dembélé una bella spin, tiro a incrociare, molto bello. Fa l'1-1 con Ousmane Dembélé, la versione up, noi abbiamo la versione non appata che non potrò utilizzare come titolare, quindi metterò soprattutto intorno al 70esimo nelle varie squadre, sia come trequartista che come ATT. Qui l'avversario passa in vantaggio e dal calcio inizio del primo tempo, vedete, con la casetta è diventato infermabile, qualche skill a incrociare ancora, 2-2. Quindi la partita finisce al 90esimo sul 2-2, ovviamente andiamo ai supplementari che per me sono molto faticosi, visto che la squadra perde tanta forma fisica. Cosa succede? L'avversario si disconnette, sicuramente non per colpa sua, perché comunque penso che i supplementari li volesse giocare a inizio proprio del secondo tempo supplementare, quindi è partita quasi finita. Per me non conta niente, quindi poco male, me la dovrò rigiocare, per lui purtroppo conta come sconfitta. Infatti ci sono molte disconnessioni in queste due ultime Weekend League. In questa, per fortuna, come vedete, non ce ne saranno tante da parte mia, nemmeno da parte degli avversari, devo dire, però questa penso fosse l'unica. Però comunque, come vedete, la partita di prima magari la potevo anche vincere, chi lo sa. Questa inizia malissimo. Già al decimo minuto siamo sotto 2-0. Anche questo qui alla Lacazette, la Lacazette che ci causerà non pochi problemi con una doppietta subito. Qui Thauvin per Nainggolan a incrociare, 3-0 dopo 14 minuti. Veramente una bella botta pesante da gestire. Però rientriamo noi con un...
Come vedete, troverò molti avversari forti. Noi con le nostre squadre, diciamo, sarà difficile controbattere ai loro attacchi. Infatti cercherò sempre di fare un gol in più dell'avversario, però sarà difficile non subire gol, perché comunque sono giocatori molto veloci, molto forti, con ottime statistiche, che trovo sono tutti con centro di intesa, tutti con squadre molto forti. Al minimo hanno una Barclays con Musa, Mané, eccetera, e Martial, e quindi insomma sarà comunque difficile controbattere. A volte avranno anche squadroni con Suarez, Ronaldo, Neymar, Messi, ovviamente troverò anche questi, e quindi sarà difficile. Però noi ci proveremo. Abbiamo messo come obiettivo Oro 3 per avere la qualificazione, e non è facile come obiettivo Oro 3 con questa squadra, però ce la possiamo fare secondo me. Qui gran gol di Rog, che mette la parola fine a questa partita, che poi chiuderà ancora Rog, perché voleva fargli fare la tripletta all'avversario, che ha smesso di giocare sul 3-1, sul 4-1, scusate, e quindi gli faccio solo il 5-1 e poi finisce la partita. 18 tiri a 1, insomma, partita vinta più che meritatamente. Come vedete c'erano anche dei pacchetti promo argento, ma non avevo voglia di aspettare di avere quei crediti. Troviamo Sulu, un ottimo difensore della Bundesliga, che ci si renderà utile, come vedete, e poi il resto dei crediti li utilizzo per pacchetti bronzo, in cui non trovo un granché. Però l'allenatore comunque è stato venduto, ho venduto qualche giocatore dovuto agli incontri principali, venduto su quasi 1000 crediti, quindi ci sta. I bronzoni li tengo proprio per quello, perché con gli incontri principali magari andranno a valere 1000-2000 crediti, e quindi più che volentieri le vado a vendere. Andiamo a incontrare, penso sia la settima partita questa, la sesta o la settima partita, una bella italiana con Paulino Dybala, che veramente contro la nostra difesa si può sbizzarrire come vuole. Troviamo l'1-1 con una deviazione del portiere sul tiro di Gomez, con Dele Alli che fa il tapin vincente, però ancora Paulo Dybala scatena il panico, 3 tiri, però alla fine la palla entra. 2-1 al 54esimo per il nostro avversario. Sul calcio d'inizio, il calcio da metà campo, ripartiamo subito bene con Pancern e Musa, ottimo 1-2, Musa da fuori area, tiro al giro, veramente assurdo. Musa può segnare da qualsiasi posizione, con qualsiasi piede, è veramente un giocatore ottimo, e sono stato molto fortunato a trovarlo all'inizio di questa serie. Comunque 3-2, ancora Paulino Dybala che fa tripletta. Ci sarà il tempo anche per il 4-2 con Dries Mertens, che la mette in mezzo per sempre lui, Paulino Dybala. Ragazzi, un bel problema questo Paulino Dybala. Come vedete farà 4 tiri, anche se non è vero, visto che in un'azione ha fatto 3 tiri solo per fare un gol, almeno 6 tiri li ha fatti. Però comunque ha concretizzato tutte le sue occasioni, mentre noi purtroppo no. Ci sta anche, visto che non abbiamo, come ho detto già, una squadra con piena intesa, con grandi giocatori, quindi ci sta anche che sbaglino dei tiri, e poi ci sta anche che facciano gol del genere. Peñaranda, che come vi ho detto anche nello scorso episodio, mi sbaglia tutto lo sbagliabile, e poi fa questi gol al volo assurdi. Fa anche questa assist per il nostro Marchino Livaia, che è il quinto bloccato della serie, il quarto bloccato, scusate, dopo Musa, Dembélé e Rog, arriva anche Marchino Livaia, che si aggiunge alla lista degli untradeable. Quindi votate anche, ovviamente, ricordate di commentare con il prossimo giocatore da bloccare, e andiamo avanti in questa weekend league con un'altra Serie A, un 4-1-2-1-2 stretto. Troviamo qui un palo incredibile con Pancian. No, se non sbaglio, no. Sì, dovrebbe essere proprio Pancian. E poi Mario Gomez arriva col tapin vincente. Qui ancora Musa nel secondo tempo per il 2-0. E poi chiudiamo all'81esimo con questa grande azione di Thiaguito, che anche lui è in prestito. Finito il prestito per Royce, ho messo Thiaguito lì a centrocampo. Passaggio dietro per Fitzpatrick, il nostro bronzone, che fa il 3-0. Dopo questo 3-0, ovviamente la persona decide di quittare. Più che giusto, veramente. Quindi andiamo a 5 vittorie, quindi non male, veramente non male. E continuiamo qui con, adesso ho deciso di mettere Hazard al posto di Ashley Young, per utilizzare anche lui in queste 5 partite che abbiamo in prestito. E incontriamo una bellissima squadra con Suarez e Lacazette delle sfide creazione.
andiamo nel primo tempo con questo bell'assist di Levaia per Rogue, che in qualche modo riesce a trovare il tiro, il driven shot entra e fa l'1-0. Qui Suarez semina il panico perché non so benissimo come marcarlo, e in qualche modo trova il gol da posizione un po' assurda, però è lui Suarez, so bene che può fare gol da qualsiasi posizione. Qui arriva il colpo di testa di Peñaranda, assurdo, mito incredibile di questa serie. No, vabbè, non mi piace tanto come giocatore, infatti come vedete poi lo toglierò, non so se in questo episodio o nel prossimo, però lo toglierò, anche perché mi sono finite le partite con James e poi deciderò di fare una full Barclays, quindi la parte di Bundesliga andrà in questa squadra insieme a Rogue e Levaia. Perdo la partita 3-2 purtroppo, e quindi arriviamo a 5 vittorie e 5 sconfitte, se non sbaglio dovremmo essere a metà. Troviamo Kimmich, ottimo, ottimo sostituto per Thiago appena gli finirà il prestito, e poi una bella guarigione che vale oltre 1200 crediti, se non sbaglio, sì, bene sì, 1200 crediti ottimi che fanno comodo. Con il resto dei crediti decido a primi due pack bronzo, dove non trovo un granché, però ci sta anche non trovare un granché per il momento, visto che questi giocatori ci si renderanno utili più in là. Controllo il prezzo di questo Anei, perché era un 47 di overall, magari per abbassare il rating lo utilizzano, ma no, purtroppo no. Thiago con l'ultima partita, quindi dopo questa partita andrò a mettere Kimmich, che abbiamo appena trovato. Troviamo questa ibrida non con piena intesa, ma molto interessante, e subito troviamo il colpo di testa di, se non sbaglio, Dele Alli, sì, proprio lui, Dele Alli fa l'1-0. Tacco bellissimo di Mario Gomez per Dier, o Dier, insomma, scrivetemi anche nei commenti si scrive Dier, se si legge Dier o Dier, penso Dier comunque. 2-0, 3-0 arriva anche con Pagan in scivolata, quindi diciamo partita chiusa al 73esimo con 3 gol di 3 giocatori diversi, e infatti sul 3-0 decide ovviamente di quittare, quindi altro quit con questa, ragazzi, raggiungere, far quittare gli avversari con questa squadra per me è un bellissimo, è un bellissimo traguardo. Quindi andiamo con la nostra ibrida a caso, diciamo, contro un'altra bellissima ibrida, questa qui con piena intesa fatta molto bene con la casetta, sì, Lewandowski 93 lì davanti. Qui trova un gol un po' assurdo con proprio Lewandowski al 10° minuto, poi Coman semina il panico, fa un bellissimo passaggio, un 1-2 ottimo, questa è una bellissima azione con Coman, e poi decide di mettere in pausa per farmi quittare. Ovviamente lo sapete, io non quitto, e soprattutto dopo che mi mettono in pausa, dopo che hanno appena segnato, proprio non quitto mai. Però poi trova questo gol assurdo, veramente assurdo, con Lewandowski da posizione a 50 metri, non lo so, no, forse 35 metri, però comunque da lontanissimo. Troviamo anche questo gol da limite dell'area con il nostro Rogue, dabbo e metto in pausa perché se lo merita. Ovviamente questa partita l'avrei persa, lo so benissimo, avversario più forte, cioè con una squadra molto forte, comunque avversario normale, infatti finisce 3-1 la partita, però ho deciso comunque di dabbargli e mettere in pausa perché se lo meritava visto il suo comportamento. Vendiamo i due consumabili e torniamo alla nostra Barclays Premier League. Mario Gomez sarà infortunato, quindi decido di mettere Calleri in attacco. E incontriamo ovviamente una Barclays, su 40 partite l'ho trovato almeno 30 Barclays, però è così, ragazzi, FIFA lo sapete benissimo anche voi, se fate la Premier League poi ve ne sarete accorti. Ho trovato meno Barclays del solito, diciamo, magari non 30, perché sul mio primo account ne trovo veramente 30, quindi forse ne avrò trovate 20-25, però comunque sono la maggior parte ovviamente. Troviamo il 2-1 a inizio primo tempo, non male, però non basterà, veramente non basterà, perché trova il 3-1 con Martial qui al 77esimo, e quindi partita ormai chiusa. Emre Can qui fa il cavolo che gli pare, palla in mezzo per Vardy, lì doveva entrare per forza. Partita che comunque avversario non si meritava, perché come tiri abbiamo entrambi 13 tiri, ok, però veramente avevo vinto tantissimi rimpalli, io davanti al portiere proprio i giocatori me la tiravano fuori deliberatamente, cioè perché io miro verso la porta e loro tirano fuori. Ovviamente ho anche una squadra un po' di merda, quindi ci sta che la dormire non sia un granché, però ecco qua la nostra prima disconnessione. Partita nemmeno iniziata, cioè mi aveva appena fatto vedere la squadra come avete visto,
Schermata nera, disconnessione, sembra che ti sia ritirato. Ma io non è che mi sono ritirato, sono i vostri server che fanno un po' cagare, però. Niente, prima disconnessione, quindi ci arriva la sconfitta, purtroppo. Dovremmo essere, se non sbaglio, a 6 vittorie e 7 sconfitte. Dovremmo essere giù di lì. Poi vedrete alla fine di queste 20 partite a quanto siamo arrivati. Qui facciamo 1-0, 1-1 su respinta di Ahmed Musa. Ce l'ha anche lui ovviamente, e c'è anche Vardy. Campo aperto, pallonetto, Stekelenburg non salta, l'ho fatto uscire per poi farlo tornare indietro, ma niente da fare. Al 45esimo trova il 2-1 con Jamie Vardy e poi ovviamente un altro calcio di punizione, è tirato neanche tanto bene, ma Stekelenburg non si butta, passa tipo in mezzo alle gambe a un giocatore, fa il 3-1, partita finisce, partita molto equilibrata, però la vince lui. Ovviamente anche qui pochi tiri in porta purtroppo, quindi dobbiamo migliorare soprattutto su questo. Torniamo alla nostra Barclays più Bundesliga e troviamo una full Barclays con tantissimi giocatori IF, Lukaku, Vardy, Alli, Zaha, tantissimi, veramente tantissimi, e trova anche il gol con Lukaku, l'1-0 al 40esimo, quindi a fine primo tempo, però ci sarà ancora tempo in questo tempo per l'1-1 di Ahmed, the King, Musa. Che giocatore il nostro King Musa. 1-1 non ci basta, ovviamente. Andiamo nel secondo tempo con Jason Panchan che trova, Jason se non sbaglio, il 2-1 con un bel piazzato al 67esimo. Però la partita non è finita. 88esimo, Alexis Sanchez, 2-2. Incredibile, veramente incredibile. Andiamo a supplementare anche in questa partita. Pure questa molto equilibrata, vi devo dire. Però la squadra è stanchissima, stanchissima, ma non ci arrendiamo. Ousmane Dembélé dalla panchina trova il gol, palo gol per lui, 3-2, molto meglio dalla panchina che da titolare. Da titolare non lo vedo veramente, soprattutto nel 4-3-3, invece nel 4-3-1-2 messo come punta, come trequartista, lo vedo più nel centro del gioco. Troviamo Fletcher che ci resterà molto utile, visto che della Barclays non è un grandissimo giocatore, però ci resterà utile, una forma fisica ottima. Prodol doppione, purtroppo, perché un altro difensore della Barclays mi faceva comodo. Troviamo anche Olson, se non sbaglio, in quel pacchetto, che utilizzeremo ovviamente. Qui troviamo una ibrida, cioè una ibrida, ma che ibrida, un'altra Barclays con Agüero Musa, però ovviamente tra i due chi è che utilizza di più? Musa, non Agüero, non Agüero che costa milioni, ma Musa che costa mille crediti, perché è più forte. Forte ovviamente. 1-0 per lui. Nel secondo tempo arriva Marco Rog. No, non so se si chiama Marco lui, però il nostro Rog che fa l'1-1 al 65esimo e gli dubbo ovviamente. Poi Ahmed Musa, il nostro Musa, trova un gol dopo 3 tiri. Avete visto l'avversario farlo con Dybala, questa volta l'ho fatto io con Musa. 2-1 al 77esimo. E poi da calcio d'angolo faccio finta di perdere tempo. In realtà non mi, cioè ogni tanto lo faccio, partite molto 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 combattute fino alla fine lo faccio, se sono in vantaggio di un gol dall'86-87, però faccio finta, in questo caso faccio una skill, palla in mezzo, 3-1, ottava vittoria, buono così. Dovrebbero mancare 4 partite se non sbaglio, e andiamo con Olson questa volta al posto di Fitzwater, che era un bronzone, quindi decido di mettere Olson anche perché era finito i contratti di Butland, che purtroppo ci saluta, e quindi metto Stekelenburg per entrambe le squadre. Inizia male la partita con Heung-min Son, anche lui un bel dito al culo, però riusciamo a trovare il pareggio con il colpo di testa del nostro King Musa. Ovviamente deve segnare sempre il nostro King. Qui avevo passato la palla a quello sulla fascia, però ovviamente Stekelenburg decide di passarla a quello davanti a lui. E Heung-min Son segna il 2-1. Ci sarà tempo anche per il 3-1 con questa bella scivolata di Olson. Anzi no, non il 3-1, il rigore, perché Olson qui si becca anche il rosso, anche se non era dal rosso perché l'avversario non era diretto verso la porta. Però ci sta. Qui in qualche modo riesco a pararla, nonostante abbia tentato il tiro, quello buggato che va sotto il corpo, però essendomi spostato a sinistra e poi essendomi buttato sono riuscito a pararlo. Qui ovviamente esulto, perché ci sta a esultare visto i suoi due gol a merda, le sue esultanze orribili da frocio con Misson.
No, scusate, da frascio non si dice, da omosessuale, abbastanza omosessuale, fare quelle esultanze. Non è una critica, è proprio un tipo di esultanza da omosessuale. Andiamo sul 3-2 e noi il rigore non lo sbagliamo, perché lo facciamo passare come si deve sotto il corpo del portiere. Un bel insegnamento al nostro avversario. Dal 4-2 arriva questo bellissimo, bellissimo gol. Un rimpallo che non si è visto bene perché questa telecamera fa cagare. 5-2, rage quit, gli sta bene, veramente gli sta bene. Arriva la nona vittoria. Veramente ottimo, veramente. Andiamo avanti con la nostra epidozza e troviamo una bella Barclays con Vardy con l'allenamento bronzo. Eccezionale, veramente eccezionale. Rog dalla distanza, tiro a giro. Che giocatore che è Rog? Che giocatore che è Rog? Assurdo. Palla in mezzo, Marchino Livaia, 2-0. Avete fatto bene a bloccarlo perché farà tanti altri gol il nostro Marchino Livaia. Qui Jamie Vardy purtroppo trova il pertugio, 2-1. Qui inizio a perdere tempo, no, non è vero, non inizio a perdere tempo al 56esimo. Metto la palla in mezzo e faccio il 3-1 con un po' di rimpalli. Ancora 10 minuti dopo, Roden in mezzo per Peñaranda. Subisce fallo, ci sarà calcio di rigore. Renatino Sanchez qui ha fatto il malfatto e quindi sbagliamo il rigore. Ovviamente, ovviamente devo sbagliare un rigore perché li devo sbagliare, ragazzi. È così che funziona. Però trovo comunque un gol della merda del 4-1 con il nostro Rodri che, ragazzi, mamma mia che giocatore che è Rod. E troviamo la decima vittoria su 19 partite. Tantissima roba, come vedete adesso abbiamo fatto 19 partite, 21 rimaste. Andiamo a cercare l'ultimo avversario e purtroppo, ve lo devo dire, arriverà la seconda disconnessione. Come vedete l'avversario nemmeno ce lo fa vedere, c'è stata una bella schermata con lo stadio e basta. Però dopo 6 minuti, partita appena iniziata, la connessione serve, si è interrotta. E quindi niente da fare. Chiudiamo quindi le prime 20 partite con 10 vittorie, quindi 10 vittorie e 10 sconfitte, anche se 2 su disconnessione. Però non male, siamo in linea con il nostro obiettivo da 18 vittorie, ve lo ricordo. Speriamo di continuare così anche nelle seconde 20 partite. Io vi ricordo, come vedete all'inizio video, se ancora l'avete fatto lasciate un bel mi piace, arriviamo a 100 mi piace, secondo me ce la possiamo fare. Votate lo Stropol in descrizione, che trovate per come aprire i pacchetti con i crediti, soprattutto che ci arriveranno dal premi della Weekend League. E poi ovviamente consigliatemi il giocatore da bloccare, perché abbiamo da bloccare il quinto giocatore dopo Rog, Livaia, Dembélé e il nostro King Musa. Dobbiamo bloccare un quinto giocatore, quindi consigliatemi voi, può essere chiunque, le squadre avete visto, quelle che utilizzo. Ovviamente non posso leggervi nella mente, quindi non so quale giocatore volete che io blocchi, quindi le prossime 20 partite le ho già giocate, quindi se non c'è il giocatore che avete bloccato mi dispiace, però verrà attuato nelle partite nella Weekend League prossima, ovviamente. Io spero che il video vi sia piaciuto, quindi lasciate un mi piace, votate lo Stropol, commentate con il giocatore che volete bloccare e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.